La più grande testimonianza è quella che ricevo dalla gente di Torre del Greco. Per tutti San Vincenzo era l'amico della porta accanto, che si fa carico delle sofferenze e condivide le gioie. Sono le parole di padre Corrado Maggioni, sottosegretario della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, che ieri sera ha presieduto nella Basilica Pontificia di Santa Croce la solenne concelebrazione eucaristica in occasione del secondo anniversario della canonizzazione di San Vincenzo Romano. Una riflessione sulla figura e la missione sacerdotale di questo santo parroco. La più grande testimonianza è quella che ricevo dalla gente che abita in questa parrocchia, in questa città di Torre del Greco, che parlando di San Vincenzo Romano sento che è per loro un familiare, un amico, un padre, un fratello. Cioè, mi colpisce che a distanza di centinaia d'anni sia ancora una figura così viva, così amica. Ecco, mi sembra che se dovessi dire, mi pare che è stato un prete amico di tutti, non ha escluso nessuno. L'amico della porta accanto. Esatto, l'amico della porta accanto che si fa carico delle sofferenze, delle ferite degli altri, di chi abita vicino, e non soltanto si fa carico ma anche condivide le gioie. Un sacerdote vissuto 2 secoli fa ma precursore dei tempi. Sì, possiamo dire di sì. I santi sono precursori dei tempi, nel senso che chi vive il Vangelo è nel cuore del tempo, nel cuore del tempo. Allora mi pare che i santi sono coloro per i quali per certi versi il tempo si è fermato e diventano contemporanei di ogni uomo e di ogni donna, insomma di ogni stagione della storia. Qual è il messaggio che trasmette questo parroco alle future generazioni? Dovendo scegliere una cosa, direi quella del farsi prossimo. Questo mi pare che il Papa Francesco anche parla, no? In questi giorni, questi fratelli tutti fratelli e sorelle. E anche San Vincenzo è stato un uomo che è stato capace di farsi fratello di tutti. In un momento storico così difficile come quello che stiamo vivendo, caratterizzato da un'emergenza sanitaria, qual è il messaggio della Chiesa? La speranza, certamente la speranza che viene dal Vangelo, di sentirci che non siamo abbandonati a noi stessi, ma siamo nelle mani di Dio. Ancora vivi i ricordi e le emozioni dei parroci torresi presenti alla proclamazione a Piazza San Pietro il 14 ottobre 2018, una data storica per la città e la comunità di Torre del Greco. Ci deve animare l'amore per l'Eucaristia e dobbiamo impegnarci tutti nelle piccole cose quotidiane, un impegno frutto del grande dono della canonizzazione. Celebriamo questo secondo anniversario ricordando, ecco, con un cuore grato al Signore e ancora ricolmo di gioia l'evento che abbiamo assistito a Piazza San Pietro, celebrato da Papa Francesco. Una gioia ancora che inonda e che sempre deve accompagnarci nei giorni che verranno. Un modello per voi giovani sacerdoti? Un modello sì, in maniera particolare, ecco, per il suo amore all'Eucaristia. Ecco, in questi giorni abbiamo celebrato la memoria di quest'altro santo giovane che per la Chiesa, ecco, già è santo, per Dio è già santo, il beato Carlo Acutis, e loro ci indirizzano sempre all'Eucaristia, come anche Vincenzo Romano, no? Diventava un tizzone ardente quando parlava di Gesù. È l'intera città che ha ricevuto questo dono, questa grazia della canonizzazione, e l'intera città che deve, con l'impegno anche a vivere la quotidianità, a portare avanti questo grande dono della canonizzazione. E dalla Chiesa arriva un messaggio di speranza e fiducia per far fronte ad un momento storico così complesso. Oggi, anche se in una misura direi contenuta per necessità purtroppo, possiamo avere nel cuore quel momento straordinario e sentire ancora maggiormente che però il nostro santo ci sta accanto e lo dobbiamo invocare soprattutto in questo momento. Come proseguire il cammino nel segno di San Vincenzo? Avere intanto il coraggio e la fiducia, cioè il coraggio di essere attenti, rispettosi delle norme, però nello stesso tempo incoraggiare tutti a ritrovare anche la forza di vivere nella fede, sia il contatto nella solidarietà, soprattutto per coloro che vivono particolarmente questo momento di sofferenza. È un modo diverso di vivere la testimonianza cristiana, perché ognuno di noi può trovare il suo spazio,
per testimoniare la fede e l'amore del Signore anche in questo momento. Tutti abbiamo imparato il motto di San Vincenzo, che fate bene il bene. Allora una piccola riflessione su questo: il bene non lo devono fare soltanto i credenti, il bene siamo chiamati un po' a farlo tutti. In questo il parroco Vincenzo Romano è stato veramente precursore, perché ci ha aiutato ad individuare il bello che è attorno a noi e soprattutto, vedete, egli abbracciava tutti, non c'erano differenze di persone. Un sacerdote che amava stare proprio in mezzo alla gente. Vincenzo Romano non è rimasto in chiesa, non è rimasto in sacrestia, è uscito, è andato a cercare le pecore smarrite, ma tutti. Questo ci deve far smuovere. La Chiesa in uscita non è soltanto il clero di cui lui è patrono, la Chiesa in uscita è ogni fedele, ogni cristiano che deve sentire questo desiderio di trasmettere e annunciare Gesù a tutti. Nella concelebrazione di questa sera è stato utilizzato per la prima volta il formulario proprio di San Vincenzo. Sì, grazie alla canonizzazione abbiamo potuto avere i testi, e i testi della messa, in termine tecnico è l'eucologia della messa, che in effetti racchiude i grandi valori della vita di San Vincenzo Romano, testi che ci fanno pregare bene e ci fanno pregare insieme tra noi e insieme con San Vincenzo. Come si fa a pregare bene? Si prega bene quando non soltanto le bocche si uniscono, ma anche i cuori, soprattutto i cuori. E i cuori si uniscono quando ci sono testimonianze belle che attirano, come la vita di San Vincenzo. Il popolo di Torre lo ama perché lo ricorda e lo sente vivo, ma soprattutto sa che lui ha fatto qualcosa per gli altri. Penso che sia questo un po' il segreto, ma anche l'eredità che dobbiamo cogliere da San Vincenzo e portare nella nostra vita.